Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Tortellino Art è il gioiello di Bologna. Fiero di essere bolognese, il tortellino presta il suo design a un gioiello elegante e divertente. In oro e argento, finemente decorato a mano con smalti preziosi. Scopri di più su www.oromoda.net. Buongiorno, benvenuti a ETG. Era una promessa del basket, Marco Lelli Ricci, un ragazzo bolognese di appena 15 anni che ha perso la vita in un incidente stradale ieri sera vicino a Cento, nel Ferrarese, mentre era in macchina con i genitori. Il padre e la madre sono rimasti feriti, mentre per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. La famiglia abita a Quarto Inferiore di Granarolo. Vediamo il servizio di Federico Balletti. La tragedia si è consumata ieri sera sulle strade del Ferrarese. Un ragazzino di 15 anni, Marco Lelli Ricci, di Granarolo Emilia, è morto in un incidente nel quale i genitori sono rimasti feriti. Marco era una promessa del basket e fino al settembre scorso ha giocato nel settore giovanile della Virtus Pallacanestro di Bologna. L'incidente è avvenuto verso le 21 in località Pilastrello, vicino a Cento. L'auto, condotta da uno dei genitori, è finita fuori strada in un tratto in cui sono in corso lavori e ad avere la peggio è stato il figlio, rimasto incastrato. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo dall'abitacolo, per il quindicenne non c'era purtroppo più nulla da fare. Il padre e la madre sono ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. La famiglia abita a Quarto Inferiore. Appena si è diffusa la notizia, in mattinata sono arrivati messaggi di cordoglio della Virtus e della Granarolo Basket Village, squadra nella quale il ragazzo, che avrebbe compiuto 16 anni a maggio, giocava da qualche mese. Tutta la grande famiglia di Granarolo Basket Village, scrive la società in un post su Facebook, si stringe in un abbraccio ai genitori, al fratello, ai parenti e gli avvicina in questo momento di grande dolore. Anche la Virtus Segafredo Bologna esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane Marco, cresciuto cestisticamente nel settore giovanile bianconero, dove ha militato fino allo scorso settembre. Tutto il club, scrive ancora la Virtus, si stringe intorno alla famiglia, ai suoi compagni di squadra e alla Granarolo Basket Village in questo momento di grandissimo dolore. Restiamo alla cronaca. Con l'aiuto di alcuni passanti è stato bloccato e denunciato dai carabinieri l'autore di una rapina ai danni di un giovane rider pakistano di 21 anni al quale ieri sera è stata portata via la bici elettrica che aveva lasciato un momento parcheggiata in viale Pietra Mellara. A rubargliela è stato un coetaneo tunisino, inseguito e catturato dopo un breve inseguimento. La bici da 2.000 euro che il rider aveva appena comprato e stava pagando a rate per lavorare e fare le consegne è stata recuperata. Voltiamo pagina, parliamo adesso del concerto per la pace in Ucraina che si svolgerà domani sera in Piazza Maggiore a Bologna. Bruciati tutti i posti, gratuiti, 7.000, quelli che potranno entrare e vedere dal vivo il concertone. Tocca a noi il titolo dell'evento, organizzato dal Comune di Bologna, dal gruppo della rappresentante di lista, al via alle 20. Ci sarà la ripresa della RAI, ma nessuna diretta televisiva. Il concerto verrà ritrasmesso in differita giovedì 7 su Rai 3, mentre appunto oggi erano presenti i due esponenti del gruppo della rappresentante di lista insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore e al presidente della regione Stefano Bonaccini per lanciare questo evento per, come dicevo, la pace in Ucraina e per Save the Children, che contribuisce appunto a rendere benefico, ancor più benefico, questo concertone. Per noi questa mattina alla presentazione c'era Alessia Salvatori. Un'iniziativa che è stata accolta su vostra proposta, a Bologna partecipa, ma non solo. Beh, direi, quando si parla di temi molto importanti ovviamente il sentire comune si fa sentire e quindi abbiamo ricevuto moltissime adesioni e siamo felici di essere qua per dare voce a un sentimento appunto che ci unisce. Eravamo una manifestazione per la pace a Milano e abbiamo avuto sentito questa urgenza di riempire appunto questo silenzio con la musica, di farlo con i nostri colleghi e siamo felicissimi veramente che domani tutto questo si realizzerà grazie anche alla collaborazione del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. Abbiamo lanciato un tweet e poi abbiamo visto che il sindaco Lepore ha risposto per primo e abbiamo semplicemente seguito l'onda.
Saliremo con tanto sgomento sicuramente, con una voglia di dire no alla guerra, potentissima, sembra una frase molto banale, ma è quello che possiamo fare, noi lo facciamo attraverso la musica perché è il nostro canale, speriamo di ritrovarci insieme sotto questo grande cappello che ci unisce, che è appunto sia la pace, no alla guerra. È chiaro che abbiamo deciso di chiedere al pubblico che sarà in piazza, ma anche a tutto quello che ci seguirà successivamente, di donare, quindi lo chiedo anche a voi attraverso le vostre telecamere, c'è un numero che è il 45533 a cui si può donare, quindi partecipiamo. Praticamente si parla di un bambino ogni secondo che è diventato profugo, fondamentalmente è la più grande crisi umanitaria di rifugiati in Europa da decenni. Noi non sappiamo poi quanti sono i bambini morti o feriti all'interno del paese e come Save the Children lavoriamo in Ucraina, in Polonia, in Romania, in Lituania e anche in Italia. Oggi c'è bisogno di tantissima attenzione ai bambini e alle mamme ucraine che hanno lasciato il paese e che sono all'interno. Un'attenzione sicuramente nel portare viveri e beni di prima necessità, creare corridoi umanitari, ma tantissimo supporto psicologico. E allora dalle 20 saliranno sul palco, oltre alla rappresentante di lista, tra gli altri anche Diodato, Elisa, Elodie e poi ancora Gianni Morandi, Noemi e come dicevamo tanti altri. Tutto questo è stato possibile grazie all'intervento del Comune di Bologna, Matteo Lepore, e anche alla Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Sentiamoli. Una giornata importantissima per Bologna, che ha risposto subito a un appello per la pace, per Save the Children, per l'Ucraina. Ma io credo che sia all'altezza della storia di questa terra, dei suoi valori. Il fatto che si accolga qui in questo momento un quarto degli interi arrivi dà l'idea come famiglie, cittadini, imprese, società civile si stia dando da fare insieme alle istituzioni per accogliere al meglio gente che scappa dalla guerra, dalla disperazione e dalle bombe. Dall'altra abbiamo già superato i 2 milioni di euro del conto corrente dell'Emilia Romagna, nonostante e per fortuna ci siano tantissime raccolte di fondi e di solidarietà in favore di tanti. Bologna risponde come sempre alla grande, credo sarà una bellissima piazza domani sera. Un grazie agli artisti, a partire dalla rappresentante di lista che ha lanciato questa idea, a cui per fortuna tanti hanno aderito. Insomma, credo sia una bella dimostrazione di solidarietà concreta, perché poi qui gli aiuti vanno direttamente a Save the Children, a chi è impegnato sul campo proprio per dare una mano, non a parole ma nei fatti. Una giornata che abbiamo organizzato in pochissimo tempo, voglio ringraziare i tanti artisti che hanno aderito. Per noi è un onore ospitare in Piazza Maggiore un concerto a sostegno di una raccolta fondi per Save the Children, e in particolare i fondi andranno a sostenere bambini che in questo momento sono in Ucraina. Abbiamo delle immagini orribili davanti agli occhi di un ennesimo eccidio all'interno di una delle città ucraine. Questo purtroppo è la conferma di come questa guerra nel cuore dell'Europa sia un fatto atroce, un crimine contro l'umanità che vada fermato. Con questo concerto noi non intendiamo festeggiare, ma anzi riempire la piazza e i media di un messaggio potente, che è quello che anche il Papa in questo momento sta chiedendo, cioè il cessate il fuoco e la pace. Bologna è scesa in piazza sin dal primo momento, siamo stati la città che per prima è scesa in piazza con oltre 10.000 persone, con le bandiere dell'Ucraina, le bandiere della pace, lo abbiamo fatto insieme agli artisti ucraini che vivono qui, lo continueremo a fare ogni giorno per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali e internazionali affinché Putin venga fermato e la pace possa presto sostituire questa situazione tragica. Voltiamo pagina, torna nelle scuole della città metropolitana di Bologna la campagna promossa da ACI Bologna e Lions Club Bologna San Luca, intitolata Stai sobrio, prima le vite. Testimonials di questa edizione sono l'ex chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, e Andrea Chimi Antonelli, 16 anni e già pilota di Formula 4. Vediamo il servizio di Giuseppe Pilloni.
Sensibilizzare i giovani contro l'abuso di alcol e metterli al corrente dei rischi che questo può comportare, soprattutto per chi si mette alla guida. Questo è l'obiettivo della campagna Stai Sobrio, Prima le Vite, rivolta agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado della città metropolitana di Bologna. Già diversi istituti scolastici hanno aderito e altri potranno farlo fino allo scadere dei termini del concorso previsto per il 13 maggio prossimi. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici di secondo grado, in gruppi di massimo 4 componenti, potranno partecipare al concorso presentando il proprio elaborato, che dovrà essere un video o una sequenza di immagini che contenga il messaggio dissuasivo dall'uso di alcolici alla guida. La campagna è patrocinata dall'Osservatorio della Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna, dalla Prefettura di Bologna e dall'Ufficio Scolastico Regionale. È un obiettivo molto importante perché il fenomeno, come tutti sappiamo, è un fenomeno molto grave e molto diffuso dell'uso dell'alcol alla guida da parte soprattutto dei nostri adolescenti, giovani ragazzi che non percepiscono il pericolo. Si pensa a quell'età di essere scevri da ogni pericolo, così non è, e quindi è un'iniziativa che peraltro si ripete ormai da 6 edizioni, alla quale la Prefettura partecipa con molto piacere perché è, come dire, un tema nel quale noi siamo molto impegnati. Io lo sono già per la terza, la quarta edizione, sono molto felice di questo, sono felice di essere tornato nuovamente dopo questi anni di pandemia e sono contento perché io, oltre a un passato di artista, ho anche un passato di pilota, per cui ho, come si dice, l'esperienza per nel bene e nel male di avere picchiato anche correndo in pista, e so cosa vuol dire, so quanto è pericoloso picchiare e so però la differenza tra avere un incidente per strada e avere un incidente in pista, per cui il messaggio che posso mandare ai giovani: se proprio volete sfogarvi, andate in pista, no? Una mezz'oretta, vi sfogate, poi per strada pianino e soprattutto via le mani da quei telefonini. Ecco, anche tu sei testimonial di questa iniziativa, qual è, diciamo, il tuo consiglio per i giovani come te? Beh, sicuramente che quando vanno alla guida non devono bere, perché l'alcol toglie i riflessi e comunque ti toglie anche molta lucidità, quindi credo che, ovviamente, come ho detto in precedenza, quando si guida bisogna essere sobri, perché l'alcol può non solo mettere a rischio la tua vita, ma può anche mettere a rischio la vita degli altri. È stata celebrata questa mattina nella Basilica di San Francesco a Bologna la messa per il precetto pasquale Interforze. L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, durante l'omelia ha dedicato pensieri e riflessioni sulla pandemia e sulla guerra in Ucraina. Il servizio di Sara Ferrari. La pandemia e la guerra, l'impegno per la tutela della comunità nei momenti più difficili, sono i punti sui quali l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ha incentrato le sue riflessioni, celebrando la messa per il precetto pasquale Interforze nella Basilica di San Francesco. Rivolgendosi alle forze dell'ordine, Zuppi ha ripercorso gli ultimi mesi, ricordando anche le vittime del Covid, diverse quelle che indossavano una divisa. La verità della vita, qualche volta, questi giorni terribili che stiamo vivendo nella pandemia della guerra. In questo capiamo ancora di più la forza dell'amore. Lo sguardo è stato rivolto anche alla situazione in Ucraina, dove il conflitto non si arresta. Se c'è il virus della violenza e della guerra, ha detto il cardinale Zuppi, questo ci interessa tutti. La guerra è una pandemia. Papa Francesco lo aveva ricordato con tanta fermezza, parlando di una guerra mondiale a pezzi, cioè facendoci capire che se c'è il virus della violenza e della guerra, questo ci interessa tutti, perché arriva dappertutto, riguarda tutti, sconfina, mette in circolo delle forze negative, pericolose per tutti. Chiamati come siete a proteggere, a custodire.
Aprile è il mese della prevenzione. Dopo 2 anni di pandemia, essa è fondamentale per la salute e il benessere della comunità, tanto che le farmacie Lloyds di Bologna hanno presentato la campagna di screening gratuiti aperti a tutti i cittadini. Cerchiamo di capire meglio come funziona in questa intervista di Simona Iannessa. Il mese della prevenzione, in che cosa consiste e a chi è rivolto? In primis è rivolto a tutti i nostri clienti, quindi tutte le persone che sono sul territorio. È un'iniziativa che coinvolge tutte le nostre farmacie del gruppo, nello specifico quelle che erogano questi servizi sono 145 a livello nazionale, 25 a Bologna. E in che cosa consiste? Molto semplicemente noi rendiamo gratuiti per tutto il mese di aprile, per tutti, i nostri, diciamo, le persone che lo richiedono e che si prenoteranno, 3 servizi che sono quelli che abbiamo identificato, quelli più importanti, quindi misurazione della pressione, colesterolo e glicemia. Perché lo facciamo? Perché comunque il 7 aprile è la giornata della salute e abbiamo ritenuto che in questo momento più che mai fosse importante dedicare, ritornare a parlare di prevenzione. Sappiamo dopo 2 anni di pandemia quanto sia mancato lo screening, quanto le persone abbiamo avuto difficoltà ad accedere ai medici, alle cure, fare interventi e quindi a maggior ragione è importante sensibilizzare tutti quanti su questo tema e cerchiamo di dare il nostro contributo rendendo gratuiti questi servizi che sono, diciamo, colpiscono la maggior parte degli italiani e non solo gli italiani. L'accesso agli ospedali, l'accesso alle strutture per fare diagnostica, screening, spesso è venuto a mancare, anche i medici ovviamente sono stati spesso tutti oberati, diciamo, dalla gestione del Covid, tutti gli operatori sanitari e quindi non dobbiamo dimenticare quanto poi la prevenzione non fatta possa portare poi a situazioni più gravi, quindi è importante tutti ritornare a parlare di malattie che sono non necessariamente il Covid e quindi dedicare alla salute e alla prevenzione. È sufficiente tramite i nostri canali mettersi in contatto e prenotare e dopodiché presentarsi e eseguire il test in maniera ovviamente gratuita. Era questa l'ultima notizia, vi ricordo però questa sera a partire dalle 20 il nostro Solo Calcio per seguire la partita tra Milan e Bologna in diretta con Sabrina Orlandi e i suoi ospiti e i nostri inviati ovviamente a San Siro. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.